Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su Shadow of the Tomb Raider. In questo episodio è stato introdotto il supporto al ray tracing che ho attivato dalle impostazioni. Vediamo se lasciarlo o meno in base a quanto inciderà sulle prestazioni. Quindi se vi siete persi l'ultimo video, io come sempre ve lo lascio qua sopra. Noi andiamo a vedere cosa succederà oggi. Partiamo! Ecco ragazzi, il ray tracing l'avevo attivato su Ultra, ma ha iniziato a scattare tutto come matti, quindi l'ho dovuto rimettere, l'ho messo su medio, vediamo come va. Tuffo d'angelo, ecco il tuffo d'angelo, allora c'era. Ecco, come vedete c'è qualche freeze, vediamo un po' se lasciarlo o meno. Premi Q per evidenziare oggetti importanti. Ben donna, ma dove stava Jonas? Non l'ho scordato. Perché non c'è Jonas? Jonas! Jonas! Avamposto esterno, rapporto. Operazione lupo solitario in corso. Camion in marcia. Perché tanta fretta? Qui Pantegana bagnata. È qui in Perù. Ti basta come spiegazione? Sì. Sì, più che sufficiente, grazie. Ecco, c'è qualche frizzarello quella, però vabbè. Poteva andare peggio, vediamo se è solo questione di qualche freeze ogni tanto oppure effettivamente saremo costretti a disabilitarlo. Lui erano più pesanti del previsto e taglienti, la barca è a posto comunque. Fortuna che sei qui, abbiamo un problema. Aia. Ancora il generatore. Ci penso io. No, ci penso io, lascialo stare il generatore, faccio io, non ti preoccupare. Che fa? Vuole che cerchiamo sott'acqua? Vuole che cerchiamo dappertutto. Evidentemente. Scusate, mentre voi parlate un attimino parlo col signore. Dormi bambino, non far rumore. Bravo, resta lì. Un attimo, arrivo signore, resti lì, non si muova. Sarebbe bello se ci dicessero qualcosa. Mo che famo con questi? Potremmo. Comando, qui stazione d'attracco. Operazione lupo. Cioè, ragazzi... No, non lo... Ma questo chi è? Lui non doveva esserci. Scusi, ma lei perché c'è? Che fa? Dove va? Dove sta andando? Ecco, sta scendendo. C'è qualcosa là fuori. Eccolo! Minchia, l'ho mancato per poco. Fatto? Tutti morti? Oh, bene. Quasi stealth, però, ragazzi, io lo considererei stealth perché quello non si era visto. Non si era visto per niente da là sotto. I corpi, eccoli tutti qua. Vediamo se li riusciamo a saccheggiare. Ma non ci avete una mazza, non ci avete. Oh, barboni che non siete altro. Andiamo, va. Fatemi sapere se notate effettivamente un cambiamento grafico tra ray tracing attivato e disattivato. Magari su Ultra si noterebbe di più, ma purtroppo non siamo in grado di provarlo. Visto che inizierebbe a scattare tutto. Okay. Ah, ecco Jonas nel frattempo. Dove cazzo sei? Ehi, Jonas, senti. Che è successo? Vi avevo detto di non fare danni. E questa chi è, mo? Abby, ti posso spiegare. Abby? Ti ricontatto dopo, Lara. Non fare sciocchezze. Ah, sarà la ragazza di prima. Ok, ho capito. No, no, che sciocchezze. Io sciocchezze, quando mai? Prendiamo questo legno che ci serve sempre. Che cos'è questo? Altro legno, bravo, il legno è importantissimo, perché ci serviranno per le frecce. Sigillando tutto. Comandante Rourke vuole che difendiamo il perimetro. Non entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea di Prego. Perché? Non mi informano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Ma dove sono questi baldi giovani che parlano? Dove siete, ragazzi? Fatevi vedere. Attraverso? Bah, se lo dici tu. Polvere da sparo, usa la polvere da sparo per creare esplosivi improvvisati. Ma noi non abbiamo bisogno, noi andremo di stealth. Siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi allora. Non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, signore. Addirittura. Se posso, signore, che succede? Attenzione. Passo e chiudo. Attenzione. No, più vicino. F. Zitto, 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 zitto. Resta qua. Un attimo arrivo, lei faccia un bel sonnellino,
Tu sei solo qua? Allora, scusi, in amicizia non si secchi, ovviamente. Ovviamente ora sarà rimasto il cadavere là, che andranno a vedere. Allora c'è altro di merda. Eh beh, effettivamente. Ma il posto di se per sé è bellino, che siete voi che l'avete rovinato. Questa è una bella, bella. Qualcuno a cercarli. Rourke è stato chiaro. Niente su. Che fine ha fatto? Shh. Attenzione, attenzione. Mettiti qua, nasconditi. Ecco, sta riscendendo. Allora, lo facciamo passare. L'altro dove è rimasto? Eccolo, è là, è rimasto. Lo facciamo passare, questo qua. Sì, sì, sì. Che diavolo sta succedendo? No! Ma che mira di merda! No! Scusi! Che fa? Ma porca, ma perché va sempre tutto a puttane? Scusi, non spari! Non spari! Basta, è finito tutto, è finito tutto. Purtroppo c'è stato qualche piccolissimo problema tecnico-tattico, non avrei dovuto. Ma ho sbagliato tasto, ragazzi. Purtroppo succede quando le dita vanno per i fatti loro. Però una bottiglia, festeggiamo con una bella bottiglia di rum. Ecco, non la prende, vabbè, non funziona niente però in questo gioco. Come cacchio è possibile? Ok, perimetro messo in sicurezza. Sì, sì, sicurissimo. La squadra di cognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il tempio è protetto. Non so, a me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme rosso generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. E mo qua, ragazzi, è un po' un casino, Qua è un po' un casino. Calmati. Se ci fosse qualcosa che dobbiamo sapere, ce l'avrebbero detto. Allora, cerchiamo di andare stealth verso di qua. Ok. Dirige le operazioni, è quel bastardo ha un delirio di onnipotenza. Non la racconta giusta neanche a me. Ma anche se l'ho visto pugnalare alle spalle. Signore, si può girare dall'altro lato, per favore? Bravo, esatto, grazie. Vediamo se riusciamo a salire di qua. Sì. Bene, benissimo. Scendiamo di qui. Cosa sarà successo? Stiamo sigillando il perimetro. Qualcuno. Dove cazzo sono? Poi non si capisce una mazza. Non c'è niente laggiù. Tu dici? Stavamo cercando qualcosa. Magari loro l'hanno trovata e non era ciò che pensavamo. Mandò. Il generatore. Ah, proprio dobbiamo andare là. E allora che stiamo a fa? Ecco, le venghi, venghi più vicino. F! Scusi in amicizia. Maledizione. Resti qui, non si muova. Arrivo, lei faccia un bel pisolino, stia lì, regà, qua. Ah, ecco, qua c'è una bottiglia. Avamposto, ho una pista, vi tengo aggiornati. Vediamo se questo lo riusciamo ad attirare verso di qua con la nostra. Ci sta battendo! Ma chi è? Ma che... Ora che io non ho fatto niente stavolta, non vi seccate, quando. Quando è colpa mia, io lo dico sempre, ma adesso io che ho fatto? Iniziare le manovre di ricognizione. Silenzio, sono vicinissimi. La ricerca ha dato esito negativo. Tornare al pattugliamento. Tieni copo in posizione. Merda. Merda. Merda, è andata malissimo, lo sapevo. Scusi, scusate, raga. Perché non è morto, scusi. La lucida adesso. Vabbè, insomma, abbiamo provato lo stealth, ma che dobbiamo fare? Se non abbiamo le frecce, mica è colpa mia. Il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. Oh, quindi si fa tosta qua, ragazzi, si fa tosta. Il sentiero della vita indago sul pozzo di petrolio. Che faccio? Scendo? Vabbè, scendiamo. Siamo sicuri? Ah no, c'è la scala, appunto. Il sentiero esplora lo scavo. Oh, questo non sono stato io, Questo mi può servire.
A me servirebbero delle frecce, se è possibile, cara Lara, eh? Se non ti è troppo di disturbo, costruire delle frecce e me non... Che cos'è? Salve! Come va? Vabbè, ci vediamo dopo, eh? Ma cos'è questo posto? Ma no, che cos'è l'inferno? E mo andiamo. Che c'è qui? Ah, ecco. Bene, beh, così impariamo un po' il sanscrito. 22%. Beh, siamo delle pippe mondiali anche nella traduzione di queste cose. Bello, però, mamma mia, ma che paesaggi, però. Monoliti, lingua mamma, Giada, raccogli cosa altri fai? manufatti. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri. Do una pulita. Vabbè. Non pulire troppo, Jonah, però, mi raccomando. Allora, vediamo qua. Trova il I modo di numeri sulle sblocco. colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ischel, a destra Shashel. Ishe Shashel. Ah, qua, ok. E che devo fa? Allora, le metà di alcune date. Quindi questa è 8. Quindi qua forse bisogna mettere un 4. E questo che è un 8. No, un 9. Ma che cazzo sto a dire? Quindi questo è un 3. E dunque questo è un... Ma non lo so. L'ho fatto! Non so come, ma l'ho fatto. Molta fortuna. Abbiamo sbloccato qua sto coso qui. Non ho capito come si facesse. Non ho capito cosa ha fatto. Ma vabbè, ci vuole anche fortuna del resto nei giochi, lo sappiamo benissimo. E mo? Oh, ma che è? Oh, scarabeo, ma che gioco stiamo giocando? Scusatemi. Che Forse cosa c'è? posso aprire quelle porte. Ah, no, non avevamo fatto una mazza in realtà. Ah, forse qua. Cautela. Cautela. Ah, ok, qua però dice. Quello con 4 c'è 1 e 3. E quello con 3 c'è un anello. Qua abbiamo un anello. Ok, quindi da ora si aprirà da questo lato. Beh, più o meno sto entrando nel meccanismo, non è facilissimo, ma ci sto provando. Allora, qua quello con tre... Devo abbinare i simboli. Dobbiamo abbinare i simboli. Dobbiamo abbinare i simboli, quindi qua c'è 3 anello. Ah, ok. Gira la ruota. Vabbè, io metterei un anello. Non so se sarà giusto, ma mettiamo l'anello. E qua mettiamo 3, 1, 3, 1, un 3, un 3, serve un 3. Qua mettiamo un 3. 3, 1, 3. 3 pallini, mi servono 3 palle, Lara. Ok, grazie. Andiamo a provare adesso. Non so se funzionerà, ma in caso provate a scappare, eh? Funziona? No? Sì, ha funzionato. Vabbè, molto semplice in realtà. Era molto semplice. Andiamo qua Un'altra uguale. porta. Deve Che esserci dentro. palle! Oh, e quante porte! No, ho sbagliato! Ho sbagliato, scusate. E un'altra porta. E mo quest'altra porta come la apriamo? Ah, ok, si è aggiunto un blocco. Quindi, beh, è un altro anello, io direi, no? Mettiamo un altro anello. Che vi posso dire? Devo abbinare Ok. i simboli. Sì, l'ho capito, ho sbagliato il tasto. Mentre qua mettiamo che cazzarola c'è là? 1, 3. Mi avvicino un attimo perché non vedo. Niente, vuoto. C'è qualcosa di vuoto? Abbiamo qualcosa di vuoto, cara Lara? Fammi vedere. Allora, qua abbiamo un 2, un 1. Un osso con 2. Ancora un osso. No, qua non c'è una mazza di vuoto. Allora, vediamo di qua. E pure qua c'è vuoto. Ma... Scusi.
Forse il vuoto è questo con solo l'osso. Proviamo. Funziona? Funziona. Ok, la mia idea è giusta, Madonna. Che testa che ho. Un'altra. Oh, coso. Ci sono due date. Ma che Ehi, palle. la data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Allora, in poche parole, dobbiamo esaminare le nostre foto. Meglio esaminare le mie foto. La foto di Cozumel. Magari c'è un Ho indizio. capito, un attimo. Allora, vediamo le foto. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù. L'ultimo numero sulla colonna sinistra è 0. Ma che cazzo vuol dire? L'ultimo numero sulla colonna sinistra dovrebbe essere 0. Zero, allora è un altro anello. Scusami, Lara, Ok, John, qual è l'ultimo numero per eh? Shashel? Esatto. Una linea trasversale con due puntini sopra. Perfetto, ci penso io, ho capito tutto. Sette punti. Grazie. Perfetto, allora qua un bel 7. La colonna sinistra era uno 0. Qua un... ecco, due puntini sopra. 7, ottimo. Vado, vado a provare. Si apra? Apriti, sesamo! Si apre, vero? Sì. Basta, porte, basta, Lara. Ah, ok, mi sembra un serpente, che schifo. Wow, guarda che figo! Jonah. Sì? Ehi, Lara, sono Abby. Aia, Oh, gelosia nell'aria. ciao, Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito con grandi denti. Ah, è tornato. Ok. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo. Ho delle buone notizie. E allora ragazzi, prima di scoprire le novità che ha in serbo per noi Jonas, io direi che per questo video è tutto. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di condividere il video e andare nella mia pagina Instagram, Facebook, eccetera, 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 e le solite cose, insomma. Noi ci vediamo al prossimo video con Shadow of the Tomb Raider. Ciao!